Credo che questa occasione sia un'occasione importante per, per, dire, per festeggiare insieme questo passaggio di qualità che questo giornale locale, che il nuovo amico, sta facendo in questo momento. E per ricordare anche il significato di una presenza giornalistica dentro la, la storia di una diocesi, la storia di una chiesa, poi la storia di più chiese, delle chiese presenti nella provincia. Ma la storia di un territorio. Questa stampa nasce dentro il territorio in cui vive. Voi pensate che tanti, tanti anni fa, quando avvenne l'unificazione nazionale, l'annessione di questi territori che facevano parte dello Stato pontificio al Regno d'Italia, nacque un primo piccolo giornale, si chiamava L'Isauro, utilizzava il toponimo del fiume, il toponimo che aveva poi dato per evoluzione il nome anche alla città. Eravamo in anni lontani, erano passati dieci anni da quell'ingresso. Delle truppe di Cialdini nella città di Pesaro l'11 settembre del 1860. Dieci anni dopo nasce l'Isauro. Ancora un po' di fatica perché i cattolici erano storditi da questo cambiamento, erano in difficoltà rispetto allo Stato liberale di allora. Voi siete tutti e tanti studenti, lo sapete bene: c'era questa difficoltà rispetto allo Stato liberale di allora, c'era un laicismo molto forte e i cattolici volevano far sentire la loro voce. Quel giornale durerà poco, quasi solo un anno. Ne nascerà poco dopo un altro, qualche anno dopo, l'eco dell'ISAURO, riprendendo quel discorso, e poi ci sarà una lunga interruzione per arrivare al 1903, quando i cattolici ormai erano presenti in maniera organizzata anche su questi territori. Erano presenti a Fano, erano presenti a Orbino, a Fano era nato un settimanale importante che si chiamava Su, su riprendere voce, alzare la testa, essere protagonisti, e a Pesaro nasce l'idea. Cattolica Sociale. L'idea era scritto grande, Cattolica Sociale era il sottotitolo. E perché nasce questo giornale? Nasce perché bisognava discutere, <coughs> bisognava discutere con, le, con le idee che c'erano allora. Erano le idee del liberalismo, di lì a poco saranno quelle del socialismo. Un confronto, diremmo, culturale tra idee. Diceva l'editoriale di quel 1903, di apertura dell'idea, eh, che era necessario difendere, c'era il bisogno di un giornale cattolico locale, perché era necessario difendere degli interessi locali, tutelare, riparare. Troppe menti erano da illuminare e da raddrizzare. E la propaganda irreligiosa e immorale era dilagante. Ora quel contesto storico è lontano. Che cosa rimane invece di attualità importante rispetto a quel contesto? La lunga evoluzione. Negli anni 70... Eh, Monsignor Michetti che venne a Pesaro dalla diocesi eh, di Fermo, forte dell'esperienza che a Fermo aveva vissuto con un bel giornale diocesano che era La Voce delle Marche, un giornale consistente, con una bella foliazione che prendeva posizione su tanti problemi anche sociali e politici del tempo, disse ma come a Pesaro avete solo l'amico, questo amico piccolo, era un piccolo foglio che aveva però nella quarta pagina eh, il discorso delle idee, il dibattito, il confronto con le culture del tempo allora era il comunismo semmai il dialogo e il confronto scontro da realizzare e, e quindi mise in moto l'idea di rinnovare il giornale trovò in don mazzoli che, che, che seguiva eh, tante iniziative culturali dal cineforum eh, ed altro in quel momento una sponda eh, come dire eh, favorevole e pian piano nasce nel 72 il nuovo amico come supplemento dell'amico fa un suo cammino negli anni 80 fa questa cosa importante di collegare anche altre diocesi e quindi dà, dà più voce al territorio perché anche in vista di quello che è stato il discorso aperto col Concilio Vaticano II di unificare anche i percorsi pastorali delle piccole realtà diocesane che noi avevamo ha dato voce al territorio insieme una grande fatica poi vi citerò una, alla fine un passaggio di Volpini che diceva che fatica a mettere insieme tre persone, tre, tre diocesi, tre, tre linee diverse, eccetera. Ma quel giornale ha, ha, ha fatto la sua strada e oggi davvero, devo dire, complimenti a, a Roberto e a Don Raffaele, a quanti lo stanno facendo materialmente oggi. È davvero un bel giornale. Un giornale che si presenta non appena per la cronaca religiosa, certo c'è, ci mancherebbe l'informazione religiosa, ma un giornale che sta tra la gente. Perché vedete, per noi scrivere un giornale da credenti, da cattolici, significa continuare quell'incarnazione che il Signore ha fatto venendo sulla terra e cioè stare tra la gente offrendo dei criteri di orientamento, giudicando la storia, giudicando la realtà, facendo cultura in questo modo. Quindi la nostra stampa non è una stampa minore, è una stampa culturale, perché ha questa intenzione forte dietro, questa motivazione dietro forte. Allora apriamo questi lavori, lo volevo solo dire come un richiamo al nostro percorso storico, apriamo questi lavori con i saluti che non mancano mai nei convegni, ma che sono importanti, perché rappresentano anche questa realtà plurale del territorio. Il primo saluto lo chiediamo al Presidente del Conservatorio Statale Rossini che ci ospita in questo bellissimo auditorium, l'On. Girelli. Può apparire singolare l'accostamento tra il proposito promosso dalle tre diocesi della provincia di Pesaro e Urbino di rafforzare contenuti ed immagini del settimanale Nuovo Amico ed il Conservatorio di Musica Pesarese, istituto, istituito nella seconda metà dell'Ottocento per volontà di Gioacchino Rossini, che a tale scopo aveva destinato i suoi ingenti beni. Ma a ben riflettere le, con le connessioni sussistono e sono forti, tralascio l'epilogo artistico del grande compositore che con lo Stabat Mater ci ha ricordato dopo una vita trascorsa in modo piuttosto articolato che alla fin fine l'uomo non conclude il suo percorso nella città terrena ma lo prosegue nella Gerusalemme celeste e lo stesso Rossini nel suo testamento dispose che a perpetuità a Parigi fossero istituiti due premi di 3.000 franchi ciascuno per essere distribuiti annualmente uno all'autore di una composizione di musica religiosa, l'altro all'autore delle parole sulle quali deve applicarsi la musica, osservando le leggi della morale. Riaggregando viventi aspetti che nel tempo si sono consolidati, emerge come il legame tra le due entità sia più intenso di quanto non appaia e come l'odierno convegno ne sia in qualche modo una naturale proiezione. Dal canto suo, nel 2008, l'Arcidiocesi di Pesaro ha emanato norme per la musica e il canto nella liturgia. Nella premessa di tali disposizioni, l'Arcivescovo Piero Coccia rivolgeva un caloroso invito a tutta la comunità cristiana di Pesaro ad attenersi a queste norme che, opportunamente osservate, hanno il potere di favorire sempre più la crescita. Della nostra coscienza liturgica, anche perché i principi espressi nella Costituzione Sacrosanctum Concilium sollecitano ad uno sforzo continuo perché l'Assemblea sia educata alla celebrazione liturgiche in modo partecipato, intenso e fruttuoso, anche attraverso il canto e la musica. Siamo dunque sulla scia di Papa Francesco, secondo il quale, per combattere la mediocrità, la superficialità e la banalità che troppo spesso sono. Silenziosamente ammesse nelle celebrazioni liturgiche, la Chiesa è chiamata a promuovere una adeguata formazione musicale, anche in quanti si preparano a diventare sacerdoti. Ecco dunque che l'attenzione riservata alla musica sacra può trovare nel nuovo amico, nel quadro di una feconda strategia sinergica, un adeguato veicolo di riflessioni e di approfondimento. A tale settore culturale fin d'ora i docenti del Conservatorio si ripromettono di conferire i propri contributi. Mi permetterei pertanto di concludere che il cardinale Piero Bassetti, per l'alta autorità rivestita e anche per essere stato insignito del prestigioso titolo di cardinale presbitero dell'antichissima Basilica Romana. Di Santa Cecilia, onorata come patrona dei musicisti, può autorevolmente guidare la renaissance della musica sacra. Grazie. Monsignor Piero Coccia, arcivescovo metropolita di Pesaro. Bene, a nome degli altri vescovi della nostra metropolia, cioè di Monsignor Giovanni Tani e di Monsignor Armando Trasarti, saluto tutti. Mi compiaccio di questa presenza di tanti ragazzi, studenti, che sono la forza viva del nostro territorio. Vi ho dato una lode meritata, eh? sia ben chiaro. E aggiungo poi un ringraziamento particolare, ma del tutto sentito, a il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinal Gualtiero Bassetti, il quale, il quale come tutti noi sappiamo ha una marea di impegni, gravosi anche impegni, però è sempre molto sollecito nell'essere presente nella realtà delle chiese locali, per sostenerle, per orientarle, per guidarle. Grazie caro Presidente della presenza e di quello che ci potrà e ci vorrà dire. E saluto poi con animo veramente grato, riconoscente, infinitamente grato, questo nostro sacerdote, Monsignor Raffaele Mazzoli, inossidabile, alla guida del nuovo amico per ben 32 anni, un record a livello nazionale e mondiale. Però voglio anche dire a Don Raffaele, cosa che già ci siamo detti tante volte. In rapporti anche molto dialettici tra l'Arcivesco e Don Raffaele, voglio anche dire che tutte le nostre realtà diocesane, ma anche territoriali, eh, anche civili, sono grate a lui. La sua conduzione è stata una conduzione caratterizzata dalla presenza di un nuovo amico, voce libera, libera nel territorio, voce ecclesiale, perché siamo, non so se ci sono altri modelli in Italia simili, siamo uno dei pochi, o forse l'unico modello di una esperienza editoriale interdiocesana, tre diocesi unite con un unico giornale. E poi voglio anche dire che la presenza del giornale qui nelle nostre realtà territoriali, Nuovo Amico, è stata una presenza sempre puntuale, costruttiva e propositiva. Detto questo, allora Oggi facciamo un passaggio di consegne. È l'occasione per mettere a fuoco la realtà della nostra ehm, esperienza editoriale del giornale. Ma c'è dentro questo evento anche il passaggio di consegne. Don Raffaele diventa sempre direttore, ma emerito, come lo siamo tutti quando andiamo in pensione, sperando che l'emerito sia titolo che ci compete perché significa meritevole, ma passerà le consegne al dottor. Mazzoli, che non è parente, eh? nemmeno nipote, eh? c'è un caso per cui i due cognomi coincidono. Allora facciamo gli auguri anche al dottor Roberto Mazzoli. Allora per il saluto, dottor Matteo Ricci, sindaco di Pesaro. Buongiorno a tutti, un eh, caro saluto al nuovo amico e ovviamente, in particolar modo, a sua eminenza Bassetti. E lo ringrazio veramente per essere qua con noi. è Un grande onore averlo nella nostra, nella nostra città. E voglio ringraziare Don Mazzoli per tutto ciò che ha fatto in questi anni. Perché dirigere un giornale è un compito molto complicato, soprattutto negli ultimi anni, dove comunque la crisi dell'editoria ha colpito tutti i settori, compreso quello ecclesiastico, e serve una grande determinazione e anche un grande amore per il proprio territorio. Anch'io mi sento di portare i saluti a nome di tutti i sindaci della provincia di Peserurbino, visto che il giornale ovviamente rappresenta eh, tutto il territorio provinciale. Eh, perché sicuramente il Nuovo Amico è stato uno strumento di riflessione importantissimo in questi anni ed è stato uno strumento importantissimo che ha raccontato anche le trasformazioni del nostro territorio. E allora avere un settimanale eh, come il Nuovo Amico, che ogni settimana, all'uscita dalla Messa, piuttosto che in altri luoghi delle parrocchie, ci consente di svolgere quella riflessione che durante il giorno quasi mai riusciamo come dire, a, ad approfondire come dovremmo, è un grande servizio pubblico che si fa al resto del territorio, ovviamente ai credenti, ma anche a coloro che non credono, che hanno però uno strumento critico, una visione della società. Eh, ero da poco amministratore provinciale, prima di fare il sindaco ho fatto il presidente della provincia, ed ero a visitare una delle tante aziende che ho visitato in questo territorio. Era arrivata la crisi da qualche anno, quindi erano anni... Come tuttora sono difficili, ma insomma, se non altro oggi rivediamo un po' la luce. Erano anni molto bui, nel senso che stava, era arrivata la crisi in maniera molto pesante. Entro in questa azienda del territorio dell'Alto Metauro, eh, metalmeccanica, una piccola azienda metalmeccanica, e la titolare, una donna, fra l'altro una donna anche con una storia personale difficile, eh, inizia a raccontarmi i problemi dell'azienda, eh, i problemi nel pagare le tasse la volontà di mantenere tutti i posti di lavoro che aveva, anche perché erano tutte famiglie che conoscevano, quindi da noi le piccole imprese hanno un rapporto personale tra dipendenti e artigiani, dipendenti e imprenditori, quindi c'è un rapporto umano molto forte. La difficoltà nel fare investimenti, solo che io ero distratto da una cosa. Mentre lei mi raccontava questa cosa, in fondo al capannone eh, vedevo, ho visto una, un tabellone con delle fotografie attaccate. E ovviamente più entravo dentro questa azienda e più saliva in me la curiosità. A un certo punto avvicinandomi vedo che sono foto di bambini che fanno la comunione, eh, cene di classe, eh, feste di compleanno, eh, battesimi, eh, matrimoni. E dico scusa, fermati, non riesco a seguirti nel racconto dell'azienda, dimmi prima che cos'è questa cosa qua. E lei mi dice, questa è la bacheca delle buone notizie. Insieme ai miei dipendenti abbiamo deciso che ogni qualvolta la vita ci dona qualcosa di bello, di positivo, lo fotografiamo e lo attacchiamo nella bacheca delle buone notizie. Siccome questa bacheca è all'ingresso dell'azienda, ogni giorno vedere quelle immagini ci dà la forza per superare i tanti problemi, i tanti ostacoli quotidiani che abbiamo. Questa storia mi è rimasta nel cuore perché è la dimostrazione che purtroppo spesso e volentieri il mondo dell'informazione non solo è un mondo dell'informazione troppo urlata, un'informazione troppo urlata, chiamiamola così, una comunicazione eccessivamente urlata, ma è una comunicazione che va alla ricerca per forza del fatto negativo, dell'aspetto negativo, della disgrazia, della cosa che magari può far fare un bel titolo, far vendere due copie in più, ma che non descrive nel suo complesso eh, la comunità che si vive. Allora, nonostante le difficoltà che nessuno vuole nascondere, ci sono per fortuna tante belle storie da raccontare. Vilberto Svedocchi, saluto del rettore magnifico dell'Università Carlo Bo di Urbino. Anche nella parte finale, il sindaco Matteo Ricci, eh, questo giornale pone attenzione anche alle tante cose positive che vivono e che sono parte di questo territorio. Allora, io, eminenza, sono un biochimico, non vorrei addentrarmi in altri ambiti, però è pedagogicamente sbagliato porre soltanto l'attenzione verso gli aspetti negativi. Allora concludo eh, confermando la vicinanza della nostra università a questa nuova esperienza. Molti docenti del nostro Ateneo hanno militato e hanno contribuito al, agli articoli eh, del nuovo amico. Questa iniziativa sicuramente sarà ancora più incisiva. Sono certo che le nuove energie che verranno messe in campo ci restituiranno diciamo, un qualcosa che sarà ancora più utile di quanto lo è stato in passato. Grazie. Provinciale della Coldiretti di Pesaro Paolo De Cesare. Eh, faccio proprio una brevissima riflessione: io quando ho visto il titolo giornalismo di prossimità ho, ho, ho colto proprio un'assonanza con Col Coldiretti. Coldiretti ha fatto, ha tratto sempre la sua forza dalla vicinanza, dalla prossimità, dal cercare di valorizzare il territorio che gli è intorno e tutta la l'agricoltura che è intorno nelle, eh, nei territori italiani e proprio questa capillarità anche dell'organizzazione è stata poi un tratto, un tratto distintivo. Noi oggi ci troviamo eh, in un, veramente in un momento eh, di eh, cambiamenti epocali e eh, l'agricoltura sta soffrendo in primo luogo, più di tutti, questo tipo di, questo tipo di stravolgimenti. Nel mondo ci sono 830 milioni di persone che soffrono la fame e si potrebbe dire che l'agricoltura non basta per tutti. No, l'agricoltura basta per tutti, ma c'è un'iniqua distribuzione del, del cibo e ci sono troppe speculazioni lungo la filiera. Basti pensare che nel 2016 la speculazione solo sul grano ha bruciato 30 miliardi di dollari per la riduzione delle quotazioni del grano, senza beneficio per le popolazioni perché i prezzi al consumo sono rimasti sempre gli stessi ma mettendo in ginocchio milioni di contadini in tutto il mondo. Allora, forse proprio qui torno ad una, alla lettura della prossimità. Se noi cerchiamo di definire il nostro agire leggendo con gli occhiali della prossimità e della vicinanza, probabilmente riusciremo a costruire un futuro più equo, più solidale, maggiormente attento all'alimentazione di tutti tutti i popoli e quindi in grado di fornire un cibo giusto e accessibile a tutti. Vi ringrazio nuovamente e i migliori auguri a nuova, fo, questo nuovo format e a questo cambio di direzione del nuovo amico. Grazie. Ci dicono i legami, le radici che ci sono sul territorio. Quindi sono importanti perché un giornale vive anche di questa, di questa rete di comunicazione. Allora, dicevo nel dare la parola a Sua Eminenza Monsignor Bassetti, che mh, quando negli anni 70 si è fatto partire questa nuova formula del, del nuovo amico, eh, Monsignor Michetti, in un editoriale del 72, con un titolo anche questo significativo, Uno strumento di purificazione e di crescita della nostra comunità. Riferendosi alle fatiche fatte per far partire il giornale, le fatiche incontrate, diceva però abbiamo dovuto farlo perché la Chiesa stessa è dialogo. Il riferimento era ad una enciclica importante che ha aperto la stagione dopo il Concilio, l'Ecclesiam Suam, di Papa Montini, di Paolo VI. In quell'enciclica c'è un passaggio bello che ci dice il significato diverso storicamente negli anni '70 rispetto a quegli anni 70 dell'Ottocento, del secolo prima, di rapporto col territorio, col mondo, con la comunità politica che c'era. Diceva l'Ecclesiam sua di Paolo VI, la Chiesa deve venire a dialogo con il mondo in cui si trova a vivere. La Chiesa si fa parola, la Chiesa si fa messaggio, la Chiesa si fa colloquio. Ecco perché possiamo parlare di racconto. Grazie, Eminenza. Ma sono state dette, <coughs> scusate la mia voce è un po' fragile, ma risento sempre dei frutti della stagione. Bisognerebbe venissi ad abitare vicino a Pesaro dove c'è l'aria del mare che è così buona. Il, il clima nostro continentale mi ammazza. Detto questo, saluto anche io, tutte le persone che sono state salutate. Eh, cominciando dai carissimi Vescovi, eh, ricordo soltanto l'amico Armando, Monsignor Armando, perché ieri non l'ho visto. Gli altri, con gli altri delle Marche, ci siamo incontrati sono felicissimo che sia qui con noi. Eh, ringrazio anche il Dottore Girotti, eh, Girelli scusate, anche per eh, quel richiamo così bello che mi ha fatto che si lega con un aneddoto eh, che ora vi racconto, ma mi raccomando, non, non scrivetelo sul giornale, sennò il Papa mi tira le orecchie, lo racconto qui in famiglia. E quel richiamo che ha fatto è sulla dignità del canto sacro, della musica sacra e anche circa la formazione nei seminari, condivido in pieno anche perché poi c'è un documento del Santo Padre in questo senso. Ma mi è venuto da sorridere mentre lei diceva queste cose che io condivido per un fatto che mi è capitato. Quando il Papa tre anni fa mi impose la berretta cardinalizia e mi dette il titolo di Santa Cecilia, questa bellissima basilica paleocristiana nel Trastevere, ragazzi non vi immaginate quanto è bella, andatela a vedere. Mentre mi metteva la berretta dice ti do come titolo, ti assegno la basilica di Santa Cecilia e poi mi guarda, mi punta un dito e dice e impara a cantare. <ride> Quindi quando lei Presidente ha fatto questo riferimento alla musica sacra mi è venuto in mente il Papa, io che devo imparare a cantare ma che devo anche mettere in pratica queste cose appunto lei diceva eh, ringrazio il rettore magnifico e tutti quelli in fondo questi che sono attorno a questo tavolo rivisto tanto volentieri l'onorevole preziosi beh ogni bene di casa perché credo ad essermi un po imparentato con l'avvenire soprattutto in questi ultimi eh, tempi insomma ogni tanto dico ma l'ho detto io quelle cose eh? Perché ne dico tante eh? in un modo o in un altro che delle volte non mi ricordo nemmeno che cosa ho detto. Ma permettete, una piccola osservazione che mi sposta poi anche un po' l'intervento che sto per fare. Sono diverse pagine, ma la maggior parte ve le leggerete. Dirò soltanto qualche cosa. Mi colpisce questa bella presenza dei giovani. So, sarete delle scuole superiori tutti quanti, immagino dei licei, eccetera. Perché mi colpisce in modo particolare? Perché ieri abbiamo avuto un bellissimo evento nella città di Perugia, nella sala comunale, anch'essa una sala molto bella come questa, dove erano presenti 250 giovani delle scuole superiori. E per eh, trattare un argomento molto importante, il progetto Policoro, adesso non sto a spiegare che cos'è, ma riguarda il mondo del lavoro e quindi il mondo del lavoro, i giovani, la scuola erano argomenti che appunto sono emersi e ha fatto una bellissima relazione. Bisognerebbe davvero che la rivedeste da qualche parte il professor. Ehm, Mauro Megatti, professor Mauro Megatti che è un sociologo eh, ma anche molto, molto attuale, eccetera. Prima forma di carità, l'annuncio come racconto. Eh, qui invece di eh, leggervi tutto quello che ho scritto, soltanto qualche piccola incisione. Vi racconto qualche cosa che eh, mi è capitato. Io per tanto tempo ho fatto l'insegnante di religione. E mi ricordo una volta c'era una classe particolarmente distratta. Eh, quando basta che ci sia tre o quattro elementi in una classe che sono originali, voi capite ragazzi che cosa succede. Dico, qui che invento? Allora dico, beh facciamo una specie di giochetto. Allora dico... Ora voglio sentirvi uno per uno. Cosa vi piacerebbe di essere? Cosa vorreste essere? Non tanto nella vita, ma così. Salza Cosa... uno, forse uno dei più originali, ma però è un genere ragazzo che stava anche molto zitto. Dice, io vorrei essere un libro. Oh, un libro. Ma come mai... Eh, tu hai pensato a una cosa così originale? Sì, dice, vorrei essere un libro e vorrei che di questo libro, che sono io, guardate la profondità però del discorso, eh, non soltanto si guardasse la copertina, che è un aspetto, non soltanto si guardasse l'indice, che è l'insieme degli argomenti. Non soltanto che gli si desse una rapida scorsa, ma vorrei che questo libro che sono io fosse letto con attenzione. E, e qui si entra proprio anche nel contenuto eh, del, eh, di quello che deve essere la stampa. Eh. Io vorrei essere un libro e vorrei essere letto, vorrei essere capito, vorrei essere considerato per quello ecco, che veramente sono. Vedo quindi in questo discorso eh, di questo ragazzo, eh, a mio avviso così profondo, proprio un'attinenza ecco, con eh, quello che riguarda eh, la stampa, la prima forma di carità che è proprio l'annuncio come racconto. Eh, questo ragazzo timido voleva raccontarsi. Ma se voi ci pensate bene, ragazzi, anche tutta quanta la storia della salvezza è un meraviglioso racconto. Eh, e questo è importante. La prima forma di carità è proprio l'annuncio come racconto. E se è perso... Il senso del racconto, dice il Papa, perché purtroppo non ci sono nemmeno più le nonne che ci raccontano le favole che avevano sempre dei significati profondi ed educativi, se perso il senso del racconto. Dice il Papa: è possibile presentare la parola sia con la lettura di qualche passo della scrittura, ma sempre in modo narrativo, perché. Rimanga sempre l'annuncio fondamentale, che è l'amore di Dio che si è fatto uomo, che ha dato se stesso per noi, che offre la sua salvezza, la sua amicizia, ma tutto questo in una forma di meraviglioso racconto. Questa forma di annuncio è soprattutto una testimonianza personale che si traduce anche nella Bibbia in gesti, in parole è il tutto nel racconto. E qui vado avanti. Da questo punto di vista è fondamentale il messaggio del Papa per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni del 2017, che aveva come titolo un versetto di Isaia: "Non temere, perché io sono con te". Questo messaggio, a mio avviso, è riuscito a sintetizzare con grande efficacia il clima sociale del tempo che stiamo vivendo e a proporre alcune strade pastorali per ogni persona. Il Papa ci indica in, breve, in questo breve titolo almeno tre strade. La prima che si caratterizza per la promozione di una, di una comunicazione costruttiva. Mi fa tanto piacere, io sintetizzo proprio tutto il mio intervento perché tante cose belle e importanti sono state dette. Una comunicazione costruttiva che possa favorire la cultura dell'incontro. Diceva Giovanni Paolo XXIII, cerchiamo sempre ciò che unisce e lasciamo da parte ciò che possa dividere mentre si favorisce spesso la cultura dello scontro. La seconda si contraddistingue con l'assoluta necessità di spezzare un circolo vizioso che ci riguarda tutti, ragazzi, grandi e piccoli, ed è quello dell'angoscia ed è la spirale della paura. Perché noi per esempio rifiutiamo tante persone? Perché per esempio abbiamo paura dei migranti? Perché ci piacerebbe sempre omologare la realtà, che tutto fosse secondo i nostri gusti, secondo quello che ci piace. E il diverso che si manifesti in una persona o in un altro tipo di realtà ci dà sempre noia e crea appunto la spirale della paura. E terzo dice il Papa eh, l'attenzione solo alle cattive notizie, anche questo è stato sottolineato. E allora che cos'è che deve contrapporsi a tutto questo, a questa spirale della paura all'attenzione eccessiva alle cattive notizie? La doverosa attenzione alla buona notizia e ritorno a quel racconto che è la Bibbia, ma sono anche tanti racconti belli delle nostre vite, delle nostre esperienze, quante cose ragazzi ci potreste raccontare e sono tutte buone notizie e le buone notizie e ne abbiamo tutti bisogno, sono fonte di speranza e allora... Dobbiamo anche rifiutare quella mentalità per cui una, una notizia buona non fa presa. Eh? Perché spesso anche sui giornali o sui network non appaiono le buone notizie. Perché non fanno presa, fanno molto più presa le notizie cattive o scandalose. Tutto, dice Francesco, dipende dallo sguardo con cui noi ci rivolgiamo alla realtà del mondo. Tutto dipende da come questa realtà del mondo la raccontiamo, la divulghiamo. Che responsabilità grande che abbiamo tutti noi in questo senso. E l'importanza di questo sguardo, che deve essere sempre che deve nascere da un cuore limpido, da un cuore puro. Perché se io sono inquinato dentro, è chiaro che vedrò tutto di traverso. Allora questa importanza dello sguardo limpido vale per tutti, per i giornalisti professionisti, per gli utenti dei social network, per i semplici lettori. Perché raccontare il mondo in cui viviamo significa scrivere ogni giorno la prima bozza della storia. Eh, questo lo dice proprio Papa Francesco nella Evangelii Gaudium, quel documento bellissimo che ha scritto quasi all'inizio del suo pontificato e che potremmo, che potremmo dire è la carta costitutiva del pontificato di Francesco perché richiama tutti noi ad una conversione pastorale, cioè ad un radicale cambiamento di mentalità e di cuore. <coughs> Quando il Papa parla di cultura dell'incontro e di spezzare la spirale della paura, come non pensare ad esempio alla diffusio la diffusione di tanti stereotipi negativi nei confronti dei migranti, dei rifugiati, dei forestieri, dei poveri e allo stesso tempo com come non pensare alle semplificazioni estreme, ai giudizi affrettati o alla ricerca talvolta di un sensazionalismo che banalizza tutto pur di essere rumoroso e pur di essere visibile e non c'è bisogno che io esemplifichi. La promozione di una cultura dell'incontro nel complesso modo della comunicazione si caratterizza dunque prima di tutto per una narrazione consapevole e responsabile del fatto che si sta ricordando. E poi in secondo luogo, sono ancora parole del Papa in quel messaggio per la giornata delle comunicazioni, dall'amore per la verità. Mamma mia, quanto sarebbe importante che se ciascuno di noi, eh, come Diogene, eh, quello cercava l'uomo con la lanterna, ma è la stessa cosa cercare la verità. Se fossimo dei cercatori di verità, se amassimo la verità, dice il Papa, vorrebbe dire allora la, la verità, viverla, eh? perché se io la amo la vivo, ma se la vivo la testimonio attorno a me <coughs> e la testimonio anche. Con il mio impegno e il mio lavoro. Non mi soffermo, anche se ho scritto sopra una pagina che potrebbe essere interessante. Giornalismo di prossimità, ecco i settimanali e il territorio, e qui sono un po' più preciso perché è proprio l'argomento che sono venuto a trattare in maniera più specifica. La rilevanza della comunicazione digitale e dei social mi permette di passare al secondo punto, la necessità di un giornalismo di prossimità. Oggi senza dubbio viviamo in tempi complessi. Però ecco, vorrei che anche di questi tempi complessi, soprattutto voi giovani, non vedeste solo gli aspetti negativi ma i tantissimi aspetti positivi che ci sono, lo diceva anche il sindaco giustamente prima, tempi in cui un patrimonio prezioso e centenario come quello dei settimanali diocesani sembra andare perduto, ma non è un destino già scritto, non è ineluttabile che anche i nostri settimanali che sono così vicini, col cuore, ecco, alla realtà, alle realtà che noi viviamo. Non è giusto che questo patrimonio vada disperso. La Chiesa italiana ha a cuore la presenza mediatica sul territorio. Scusate, ecco, lui, lui si è già salvato l'anima, vedete, don Adriano perché mi dà un bicchiere d'acqua che di più è fresca, quindi siamo nella pienezza dell'attuazione del Vangelo. Vediamo se funziona. Dicevo la Chiesa italiana ha a cuore la presenza mediatica sul territorio, ha a cuore i media diocesani attraverso i quali diffonde il suo messaggio in molte case. In questo senso, pur dando la giusta attenzione alle modalità digitali di comunicazione, i settimanali si confermano ancor oggi un patrimonio da consolidare e sviluppare in quella che è una vera e propria ricchezza dell'editoria cattolica. Già nel direttorio del 2004. Sono ben delineati il ruolo e l'importanza dei settimanali diocesani. In modo particolare si dice che rappresentano ancora oggi un riferimento in molte diocesi ed è veramente apprezzabile che tre diocesi, ecco qui, delle, della vostra regione delle Marche, camminano insieme perché questo diventa anche una comunione fra i vescovi, fra i preti, fra le parrocchie, fra tutte le realtà sociali. È più importante di quello che non si pensi questo sforzo che le vostre diocesi stanno attuando. L'abbiamo ribadito anche noi vescovi nell'Assemblea Generale il 25 maggio scorso. L'attenzione dell'Assemblea è stata posta anche sui media diocesani, nella consapevolezza dell'importanza a livello territoriale di poter disporre di strumenti con cui assicurare voci e chiavi di lettura autorevoli, contribuendo quindi alla formazione dell'opinione pubblica. I settimanali diocesani continuano a rappresentare un presidio importante sul territorio dove la chiesa locale vive ed opera e dove è giusto che abbia la possibilità di esprimersi liberamente e di raggiungere le case, le famiglie, le persone. Inoltre non possiamo non notare che la capillarità con cui le testate sono presenti nel nostro paese e io in questo senso ho fatto di tutto anche per eh, la nostra regione è ancora più piccola della vostra, c'è ancora più difficoltà da tutti i punti di vista e non sto a sottolinearli, ma io ho voluto con forza, e il vostro vescovo lo sa bene, il vescovo di Pesaro, quanto io ho voluto con forza chiedendo anche degli aiuti, dei contributi perché si potesse continuare da parte di tutte le nostre diocesi, sono otto nell'Umbria, la, la diffusione del settimanale, proprio per gli stessi motivi che sto sottolineando in questo momento. E allora oggi noi non celebriamo solo una nuova veste grafica e il nuovo direttore editoriale. che saluto e a cui faccio tutti i miei auguri come ringrazio tanto il precedente ed, edito, direttore editoriale, don Raffaele Mazzoli, grazie, eh, sono quelle testimonianze che... Bravi, fate un applauso, fategli un applauso, lo merita. Ma soprattutto voglio sottolineare ancora con una parola la funzione del settimanale come strumento di aggregazione civile. Una responsabilità che ha un tratto distintivo del suo operare e che ne certifica l'impegno nella comunità. Dalle pagine del nuovo amico uscirà la voce anche dei detenuti della casa circondariale di Pesaro che realizzano, questa è una cosa molto bella, ehm, realizzano l'inserto mensile penna libera tutti. E mi è venuto in mente quel gioco che si faceva il libera tutti, era bellissimo, e il mondo a quadretti dal carcere di Fossombrone. Se qualcuno di questi giovani eh, della, della casa ristretta è qui presente... Lo voglio salutare insieme a tutti gli altri qui, soprattutto voi giovani, con particolare affetto. E se dal carcere escano le notizie buone, ma allora quale migliore esempio di ex notizie cattive dobbiamo trarre noi? Le notizie cattive, se dal carcere escano notizie buone perfino di lì, allora le notizie cattive dobbiamo un pochino cancellarle, devono diventare ex notizie cattive. Questi esempi che vengono da Pesaro e da Fossombrone incarnano alla, le parole, alla perfezione le parole di Papa Francesco quando ha sottolineato, come diceva anche all'inizio, l'importanza della buona notizia. Non certo però per addomesticare l'informazione. Par ho parlato di verità io, ma perché la buona notizia è sinonimo di speranza e la speranza è la più umile delle virtù, perché rimane nascosta nelle pieghe della vita, ma è simile al lievito che fa fermentare tutta la pasta. Ho iniziato con un racconto di un ragazzo che voleva essere capito, voleva essere un libro perché tutti lo leggessero e finisco con un'esperienza <coughs> che ho fatto nella università di Perugia quando feci la visita pastorale, a parte che quando andai a mensa scelsi proprio per la scelta dei cibi, per inserirmi meglio in quell'ambiente lì, eh, quello uno che aveva i capelli di quattro colori, eh, che si vedeva le ginocchia, fino ai piedi, tutti i calzoni, come com com è la moda, insomma, no? un tipo. E lui, dico io, senti un pochino, perché volevo andare proprio a mettermi sul tavolino dove stavano quel tipo di ragazzi, tanto gli altri più o meno li conoscevo. Dimmi un pochino, ma qual è la cosa che si mangia meglio qui? Perché te te ne intendi. Ah, te lo dico, ma te chi sei? Io dico, sono un prete che passa di qui. Ah, vabbè, allora guarda, prete, questo, non questo, vi dico, mi fece prendere dei cibi talmente pieni di peperoncino e di altre droghe che sono stato male una settimana. Ma il gioco è valso la candela perché ho potuto rendermi conto, io pastore, di quella che avevano in pancia quei ragazzi e mi interessava in maniera fortissima, perché erano gli unici che non riuscivo mai ad avvicinarvi. Questa è una piccola parentesi. Allora si fa una riunione con i 18 rappresentanti degli studenti dell'università. Tre erano di impostazione cattolica, gli altri erano laici. Uno era particolarmente agguerrito vicino a rifondazione, ma un ragazzo intelligentissimo che poi gli ho detto vienimi a trovare perché ci avrei parlato una settimana con un ragazzo a quel modo aperto. Allora dice: Ma perché voi, istituzioni, religiose e civili, perché voi avete paura di noi? Io credevo di essere lì tranquillo. Eh. Ma probabilmente quel ragazzo coglieva un mio disagio in quel momento, perché io sa, dico chissà cosa avverrà fuori da questa discussione, chissà cosa mi diranno, non so rispondere, può fare una brutta figura alla Chiesa. Se voi avete paura di noi, eppure noi abbiamo bisogno di voi. Vede dice, noi siamo tutti frammenti, siamo come delle gocce che rischiano di disperdersi tutte quante. Quanto aveva ragione questo ragazzo. Noi siamo tutte gocce, anche se siamo importanti, che rischiano di disperdersi. Sa noi di che cosa ha bisogno? Di due mani che si congiungono, di due palme e ci raccolgono perché possiamo stare insieme e possiamo costruire. Voi generazione adulta dovreste essere capaci di essere queste mani. Ora io porto il, eh, trasferisco le mani sul vostro settimanale e dico che questo settimanale possa essere veramente queste mani congiunte che raccolgono tante gocce e soprattutto le gocce di voi giovani e di voi ragazzi per fare insieme qualche cosa di bello e per ridare al mondo la speranza. Perché ragazzi la speranza la può dare soltanto chi la porta dentro. Grazie. Bene, proseguiamo, grazie davvero, si è fatto seguire anche dai giovani, ho visto che avete seguito tutti molto attentamente. E proseguiamo con i nostri interventi. La parola adesso al caporedattore centrale. Allora, scusate, terminando... Allora, no, darei lettura della pergamena di benemerenza che l'Istituto ha predisposto per sua eminenza. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, arcivescovo metropolita di Perugia, città della Pieve, cardinale presbitero della basilica di Santa Cecilia in Roma, autorevole e sensibile cultore della musica sacra, il quale con raffinata competenza ha svolto l'exeo magistralis, prima forma di carità, l'annuncio come racconto nell'ambito del convegno giornalismo di prossimità tenutosi presso l'Auditorium Pedrotti del Conservatorio Statale di Musica Rossini. Oltre alla pergamena vedete viene dato anche un volume con la storia di questo conservatorio. Non solo fiori ma anche opere di bene. Guardate, <ride>